che abbiamo visto sulla terrazza di Palazzo Ferretti sono naturalmente delle ricostruzioni. Qui invece siamo di fronte alle copie fedeli, ai calchi, dei bronzi dorati di Cartoceto di Pergola, i cui originali sono conservati presso il Museo della città di Pergola. Sono stati ritrovati nel 1946, casualmente, nel corso di lavori agricoli, nella campagna di Cartoceto. Le quattro statue raffigurano due personaggi maschili a cavallo, sono due statue equestri, e due personaggi invece femminili stanti. Gli studiosi hanno elaborato varie ipotesi riguardo sia al momento della loro sepoltura e sia riguardo all'identità di queste figure. La più recente ipotesi è stata fatta dall'archeologo Mario Pagano, che presuppone che questo gruppo di bronzi sia stato sepolto durante la guerra goto-bizantina. È probabile che questi personaggi però risalissero ad epoca molto precedente, intorno alla metà del primo secolo a.C. Pagano ritiene possibile che i due personaggi maschili rappresentino Lucio Licinio Murena padre e figlio, che erano due personaggi di rango senatorio legati a Silla. È probabile che la figura femminile sia quindi la moglie di Lucio Licinio Murena padre. Questo gruppo è probabile che si trovasse all'interno della basilica nel foro dell'antica Sentinum, Sassoferrato. Questa collocazione è stata ipotizzata poiché i bronzi sono stati ritrovati lungo il percorso secondario che anticamente metteva in comunicazione Sentinum con Fossombrone, l'antica Forum Semproni, con la via Flaminia.